Buongiorno a tutti, bentornati al nostro appuntamento Lezioni di Spesa, l'appuntamento delle 11 con gli chef della cucina italiana. E io sono Alessandro Pirollo, sono redattore web del sito lacucinaitaliana.it. Oggi abbiamo come ospite il nostro chef Giovanni Rota, che è docente ai corsi della Scuola della Cucina Italiana e anche responsabile della didattica dei nostri corsi. Al momento la scuola della cucina italiana è chiusa, ma stiamo già lavorando a tantissime novità che presto potrete scoprire appena sarà possibile. Se non l'avete ancora fatto, potete assistere alle lezioni dei nostri chef online. Sono disponibili gratuitamente video lezioni, sono ben 80 video con i nostri chef da guardare online gratuitamente. Basta andare sul sito corsidigitali.lacucinaitaliana.it/freepass e inserire il codice corsi LC for you. Su quella pagina comunque ci sono tutte le informazioni, potete assistere, appunto, guardare tutte le lezioni. Eccoci qui. Ciao Ciao, Giovanni, ciao ciao. Giovanni, ciao. Ecco, come stai? Bene, bene. Oggi di cosa parliamo? Allora, oggi continuiamo col discorso con gli ortaggi e prepariamo delle zucchine. Le zucchine sono sicuramente uno degli ortaggi più utilizzati, anche perché nonostante la loro stagionalità reale sia ora, le troviamo tutto l'anno e per la loro praticità di cottura sono veramente utilizzate tantissimo, in tantissime forme diverse, dalla classica trifolata. Noi oggi le faremo un po' più complesse, le faremo ripiene. È sicuramente una delle modalità più conosciute per utilizzarle. Spesso si fanno ripiene anche con carne o insomma si arricchiscono come piatto unico. In realtà noi utilizzeremo per il ripieno la loro polpa interna e aggiungeremo del pane vecchio, del pane diciamo semplicemente tagliato a cubetti. Beh, E quindi già anche la un faccio modo per riciclare un po' di ingredienti sì, diciamo che che... l'obiettivo è una preparazione semplice per sfruttare il più possibile quello che abbiamo in dispensa, i prodotti classici che Esatto. usiamo noi Quindi, soprattutto in comunemente. questi mesi ho usato le zucchine, praticamente le ho cucinate in tutti i modi, però non le ho ancora fatte ripiene, quindi questo ripasso ci sta alla grande. Passo Vai, la sì. camera al mio Ok, cameraman. perfetto. Eccoci qui in cucina. Eccoci. Ciao. Ciao. Allora, mi Ok. sentite? Vedete tutto? Sì. Adesso Ok, mi sta più vicino. metto la pressione. E allora, come vi dicevo, zucchine ripiene. Usiamo delle zucchine classiche. Posso utilizzare anche una zucchina tonda che, diciamo, raccoglie ancora più ripieno rispetto a una zucchina classica. Io le taglio, diciamo, per il lungo. E le vado a scavare togliendo la parte dei semi e un po' della polpa, okay? Per creare, diciamo, lo spazio Le per stai questa zucchina. scavando con un cucchiaio? Allora, ti dico la verità, se fossi stato nella mia cucina professionale a scuola, avrei cercato un bello scavino che ha Sì. una lama, diciamo, più efficiente, che mi permette di portare via più polpa. Immagino che in casa nessuno abbia uno scavino, quindi un cucchiaino. No, ecco, io sicuramente non ce l'ho, quindi confermiamo che è possibile farlo tranquillamente con il cucchiaio. Viene un lavoro meno pulito, però si può fare tranquillamente. Ma sì. Allora, Ok. dipende un po', perché ad esempio vedete che queste zucchine sono abbastanza piccole, quindi anche i semi di conseguenza sono piuttosto piccoli e tutto sommato non un sapore ancora gradevole. Quando le zucchine diventano molto grandi, il seme diventa veramente importante, tendono a dare un po' l'amaro, sono sgradevoli, quindi magari va un po' bilanciato, nel senso non bisogna usare solo la parte dei semi, ma bisogna attaccare un po' più la polpa e gettare una parte dei semi, altrimenti tenderebbe a dare anche alla farsa una consistenza troppo floscia, no? Un po' fin troppo bagnata.
Invece ci serve un po' di consistenza. Ma infatti poi una delle problematiche che incontro più spesso con le zucchine è proprio anche quando magari le faccio semplicemente in padella, cercare di mantenerle un po' croccanti, diciamo così. Come possiamo fare, Allora, riguardo alle anche se vogliamo farle semplicemente in padella? Al di là della scelta della zucchina, no? Magari ce ne sono alcune più indicate per fare una zucchina saltata rispetto ad altre. Ad esempio, se tu prendi le zucchine trombetta, che sono quelle un po' attorcigliate di un verde più chiaro, sono molto più polpose e quindi di base, se tu le devi saltare, soffrono meno, tra parentesi, la cottura rimangono un po' più consistenti. Cioè, quindi dipende un po' dalla scelta dell'ortaggio che... Cioè della zucchina della varietà della zucchina che scegli. Poi, invece, trucco per evitare che si afflossino molto, c'è un trick che è molto semplice: evitare di salarle da subito, comunque durante la cottura. Ok? Perché essendo molto acquose, il sale tende a livello osmotico, estrarre l'acqua. Questo cosa significa? Che poi la zucchina, invece di rimanere diciamo a contatto solo con l'olio di rosolatura, comincia a far cedere un po' di liquido alle zucchine, questa parte di umidità tende a farle un po' afflosciare, ok? Quindi Quindi saliamo solo alla fine. aiuta a mantenere la consistenza giusta e a dare sensibilità all'ultimo momento. Poi dipende molto anche dal taglio che dai alla zucchina, eh? Cioè, nel senso, Qual è il taglio migliore? ma guarda, non c'è un taglio migliore. Non c'è un taglio migliore. L'importante più che altro a livello del taglio è la, diciamo, regolarità. Ok? Cioè, nel senso, se Certo. tu quando spalai delle zucchine hai delle dimensioni troppo diversificate, il rischio è che una parte ti Non bruci abbiamo e una cottura omogenea, l'altra sì. le Certo. consistenze siano disomogenee. Quindi il taglio influenza se non è regolare, ecco, questo sì. Poi ovviamente se per dire fai una julienne, quindi le tagli a metà, ad esempio per il lungo e poi fai dei bastoncini, hai una superficie di cottura più ampia, velocizzi la cottura e magari riesci ad avere più croccantezza, se non le fai troppo Ok. fasciate. Se ad esempio le lasci coi semi e poi le tagli in diagonale, il rischio è che comunque la parte poi dei semi ti lasci un po' cedere la consistenza, quindi non avrai mai quell'effetto crunch che puoi avere con una julienne tenendo solo la parte del verde, diciamo, e della polpa più consistente, capisci? Certo, quindi anche se magari vogliamo fare delle zucchine croccanti, utilizziamo più la parte verde, comunque la parte interna La parte possiamo utilizzarla in qualche altro modo, come in questo caso comunque per. Esterna è la prima polpa, se eviti di usare il seme, Sì. ovviamente è meno consistente. Poi, ad esempio, qui magari la zucchina che ho è troppo grande, okay, rispetto alle altre, no? Ok. Cerco di omogenizzarla un attimo. Quindi, cosa faccio? La taglio, scavo come ho fatto fino ad ora. Possiamo inquadrare un po' più da vicino, così solo le zucchine, ok? Grazie. Sì, adesso tiro le orecchie alla regia. Ok. Perfetto. Scavo, creando l'incavo per la farcia. Ok, poi questa parte, che è potenzialmente in eccesso, la vado a Sì. tagliare. Per allineare la cottura alla polpa che abbiamo già prelevato in precedenza. Ok, quindi dei cubettini molto piccoli, vedo. Sì, meglio, più che altro perché più sono grandi, più fai fatica poi a distribuirli correttamente nella farcia, no? Perché noi alla fine, Sì. allora, ci sono in realtà, come ti dicevo prima, Alessandro, non c'è solo una modalità per fare una zucchina ripiena, no? L'obiettivo però è comunque avere una distribuzione omogenea degli ingredienti che vanno poi a comporre la farcia. Ok, in questo caso
Io uso questa tecnica, ma in realtà potremmo anche ammollare il latte, ok? Sbiancare questi, o comunque arrostire, aggiungere al latte col pane ammollato. Io in realtà, siccome ho aggiunto un formaggio morbido che sarà la mozzarella, avrò l'idratazione da parte della mozzarella, quindi salterò le zucchine con il pane, lascerò raffreddare, aggiungerò la mozzarella, un po' di parmigiano. Poi qui mi sono preso un po' di erbe aromatiche dell'orto, cioè della menta, del Sì. basilico, della maggiorana, dell'origano fresco, e facciamo un trito che andrà a dare freschezza, ok? Perfetto. Poi quando avremo una consistenza corretta e le zucchine cotte, andremo a inserirlo all'interno delle nostre zucchine, ok? Ok, Allora, perfetto. qui da parte ho l'acqua ad ebollizione. Vado a inserire il sale e andiamo a sbollentare le zucchine per un paio di minuti. Ok. Allora, questo ad esempio è un passaggio che molti non fanno. Perché? Perché tendenzialmente si possono cuocere anche da così, le mettete nella teglia, ok? L'unica cosa che si Sì. mette nella teglia da subito, praticamente da crude, la cottura poi tende a farle leggermente essiccare all'esterno, ok? E il rischio è che comunque, Ok. se non c'è sufficiente umidità, la fibra della zucchina non cuoce correttamente, ok? In molti cosa fanno, ad esempio? Fanno un letto di pomodoro passata o salsa di pomodoro, oppure si mette del vino bianco, dell'acqua sul fondo della pirofila per dare appunto un po' di idratazione durante la cottura. Però sicuramente il colore della zucchina tende a degradare verso il marrone, quindi l'involucro diventa un po' meno appetitoso dal punto di vista visivo. Certo. Quindi, se è possibile, meglio una sbianchitura veloce, come in questo Certo. caso. Che comunque vale sempre per tutte le verdure, per mantenere vivo il colore, giusto? Sì, allora, a priori quello, però ti dico in questo caso in realtà è per dare un leggero innesco di cottura e di idratazione, Sì. perché poi il forno tende poi invece a asciugarlo, capisci? È Certo. un leggero imprinting. Deve essere anche veloce, però, perché sennò poi la consistenza e le fibre della zucchina cedono e poi tende ad aprirsi e ad afflosciarsi durante la cottura, quindi può essere controproducente, capisci? Vedi, è proprio una. Ok, quindi adesso le stai scolando nell'acqua con il ghiaccio. Io adesso le passo nell'acqua con il ghiaccio, questo mi serve a fissare il colore e arrestare la cottura istantaneamente. Perfetto. Ok? Allora, ci chiedono se abbiamo sbollentato in acqua salata. Sì, è stato aggiunto il sale e l'acqua stava già bollendo, Quello che abbiamo faceva aggiunto il prima, sale e giusto? poi le zucchine. Diciamo che per togliergli un po' la struttura, no? La parte fibrosa molto consistente, che rischierebbe, come ti dicevo, in cottura di lasciarle tenaci, anche perché qui calcola che noi la farcia, in realtà, sono tutti prodotti pronto consumo, no? Quindi in pratica potremmo anche evitare di fare una cottura lunga, cioè se fosse una zucchina ripiena di carne, ovviamente ho la Sì, necessità di far cuocere la carne. Ok, io se metto certo. altre componenti proteiche. In realtà qui una volta che la mozzarella e il formaggio si sono sciolti e ho È la pronta. temperatura corretta, non ho bisogno di cuocere tantissimo la zucchina, deve solo, diciamo, scaldarsi, sciogliere. Sciogliere la mozzarella, certo. Ok. Poi, come vedete, l'acqua e ghiaccio è veramente un. Cioè, scusami, perfetto. Ok. Tolgo le zucchine, le metto girate verso il basso per far cedere la potenza rimasta. Quindi prendiamo l'ella e vado ad aggiungere dell'olio d'oliva extravergine. Allora. Mi senti, Ale? Non ti sento. Aglio che vado semplicemente a schiacciare.
ti sento. Ok. Lo scaldiamo l'olio per cedere l'acidità, in questo frangente si può mantenere un rametto di maggiorana. E profumiamo ulteriormente l'olio. Aggiungo polpa delle zucchine, delle parti cubettate. Siamo alla farcia. Ok, quindi Guarda. abbiamo scavato le zucchine, le abbiamo sbollentate e messe sulla teglia a faccia in giù, giusto? Le zucchine sì. Perfetto. Invece Invece la pasta la allora. stiamo cuocendo in padella come? Con cosa abbiamo Allora, messo? abbiamo messo prima, vedi qui c'è uno spicchio d'aglio, Sì. l'avevamo messo con l'olio all'inizio e un rametto di maggiorana che vado a recuperare anche quello. Hanno fatto il suo dovere, hanno fatto il loro dovere, quindi hanno rilasciato le loro essenze durante la cottura e adesso li andiamo a levare. Ok? Perfetto. Quindi per quanto tempo cuociamo? Guarda, penso 5 minuti in tutto. Io ho aggiunto un goccio d'acqua. Ok? Ok. Adesso prendiamo una boule e trasferiamo questa farcia, questa base di farcia, nella boule. Perfetto. Allora, la cosa fondamentale, se aggiungete soprattutto latticini, è che prima di farlo lasciate raffreddare per bene questo composto, ok? Perché se tu metti mascarpone, ricotta, piuttosto che rondola, stracchino, il calore che raccoglie ancora questa farcia fa cedere tutta la parte grassa e acquea e diventa tutto scomposto e inconsistente, ok? E Ok. quindi adesso vedi che c'è molto vapore, aspettiamo un attimo. Aggiungiamo un pizzico di sale. Ok. Due E pizzichi di un sale. pizzico di erbe aromatiche. Quindi aggiungiamo altre erbe fresche. Sì, lì allora, tecnicamente la cosa migliore è lasciare gli oli essenziali durante la cottura, però se noi lasciamo la foglia che ha cotto, no, all'interno del supplì, per esempio, che abbiamo generato prima, per fare poi il prosieguo della cottura, che sarà la gratinatura che andremo a fare in forno, ovviamente poi perdi le caratteristiche organolettiche, no? Perché la stracuoci, la rovini, gli oli essenziali si rovinano. Certo. E perdi proprio la loro aromaticità. Quindi il meglio è combinare l'aromaticità in più frangenti durante la cottura. Ok? Qui abbiamo un po' di menta, una fogliolina di basilico, un po' di origano, un po' di maggiorana. Perfetto, un bel mix. Bello fresco. Sì, poteva anche essere semplicemente prezzemolo, eh. Solo che in realtà io ho attinto da quello che avevo nell'orto, il prezzemolo Certo, così diciamo buono che sembrava. si può usare un po' quello che si trova in Sì, casa allora non devono tranquillamente. essere, devono essere erbe aromatiche, magari non troppo invadenti, cioè, o comunque vanno bilanciate bene, nel senso magari tipo il rosmarino o la salvia qui andrebbero un po' a coprire le caratteristiche della zucchina, comunque erbe abbastanza anche equilibrate, che lasciano spazio ai gusti agli altri gusti che inseriamo, che non siano poi dominanti rispetto agli altri ingredienti. Ok, anche qui trito velocissimo, evitiamo di logorare col trito la preparazione. È ancora molto caldo il ripieno, aspettiamo a finire il Ok. forno. Nel frattempo prepariamo la teglia dove andare a cuocere le zucchine. Allora, qui la scelta del materiale è fondamentale. Tendenzialmente uno per una cottura da forno usa la teglia in metallo, no? In pratica però per gli ortaggi o comunque per una verdura ripiena non è
diciamo, la situazione perfetta. Perché? Perché il metallo è un ottimo conduttore di calore e tende a bruciare molto poi la parte di contatto del fondo dell'ortaggio con la teglia, no? Il Pyrex piuttosto che la ceramica, in realtà, invece, sono cattivi conduttori di calore, ma in questo caso tutelano il grado di cottura, cioè nel senso danno all'ortaggio una cottura più delicata, più gestita dalla loro struttura. Quindi non bruciano la fibra, ma la portano avanti di cottura senza, diciamo, rosolarla troppo. Sul fondo Ok. della nostra pirofila mettiamo un goccio d'olio e con la prima zucchina lo andiamo a distribuire, ok? Dopodiché ci adagiamo le zucchine. Ok. A proposito di erbe aromatiche, mi hai fatto venire in mente che ho utilizzato la menta, Sì. che una delle mie ricette preferite con le zucchine sono le zucchine alla scapece, che Sì. prevedono anche la menta. Diciamo, la menta dà un po' di complessità, no? Dà un po', esalta un po' le caratteristiche della zucchina. Però, come ti ripeto, un mix anche di erbe aromatiche ti aiuta ad avere ancora più complessità, no? Sì. Oltretutto, comunque, hanno anche una sapidità naturale che magari ti permette di contenere la quantità di sale degli ingredienti totali che vai a mettere, no? Quindi dà complessità, dà sapidità, tutto quello che ti serve per ottenere un risultato appagante. Ora, se non avessimo i tempi della diretta, avrei aspettato ancora qualche minuto, Sì. però Ok. ci può Quindi adesso stare. hai aggiunto Ho aggiunto la mozzarella, mozzarella. aggiungo parte del parmigiano, non tutto però. Ok? Ok, ma la mozzarella prima l'hai per caso asciugata un po' o l'hai No, l'ho lasciata così aggiunta un po' com'era? di latte semplice, l'ho solo tagliata a cubetti, basta. Ok. Anche qui, se fossi stato nella mia cucina professionale, a questo punto avrei preso un bel sac à poche e avrei Vabbè, cucinato le guarda, ma è zucchine. meglio che lo facciamo vedere così, perché a casa... Lo apprezzo già, Sicuramente infatti. lo faremo in questo modo. Infatti, io non ho il sac à poche, come si fa? Una serie di situazioni. Infatti, con questa ricetta posso farle anch'io, che non ho lo strumento per scavare le zucchine, non ho il sac à poche, quindi Sì, direi anche perché che è perfetto. nella tradizione italiana, Alessandro, cioè tante preparazioni, anche le verdure ripiene della tradizione, sicuramente c'erano già prima del sac à poche e dello scavino. Ecco, Quindi. esatto. Senti, ma a proposito invece delle farce, ci Sì, puoi dare qualche altra idea per assolutamente sì. farcirle? Allora, dopo la prima parte che abbiamo fatto noi, si può intervenire in tantissimi altri modi. Allora, una modalità, ad esempio, molto semplice, anche se volete escludere altri ingredienti, il pane and company, può essere un po' di ricotta, cioè quindi zucchine Sì. saltate, raffreddate, ricotta, un po' di tuorlo d'uovo, sempre un po' di parmigiano, un pizzico di sale e di pepe e vado a farcire le zucchine. Qualche anno fa per la rivista ne avevo fatto ad esempio una versione in cui non erano tagliate diciamo per il lungo, ma erano delle sezioni, dei tronchetti scavati, un po' tipo finger food per intenderci. E in quel Sì. caso avevo messo nella farcia del pane bianco del concentrato di pomodoro e dell'origano, ok? Avevo avuto una farcia simile a questa, appunto con un colore rosso più intenso dato dal concentrato di pomodoro, e poi col sac à Pomodoro. poche avevamo fatto una sorta di fiamma di farce, poi gratinate e passate al forno. Okay. Come ti dicevo prima,
aromatizzata, quindi ripiene con un composto di carne, magari aromatizzata con cipolla o aglio. Comunque, anche in quel caso, una leggera parte di pane ammollato, quindi come questo pane tagliato a pezzetti irregolari e poi idratato con un po' di latte, aggiunto alla carne, che serve per evitare che durante la cottura la carne si inaridisca, no? Vi capiterà di vedere, o capita, un errore frequente, che quando si fa una zucchina ripiena, la carne tende a restringersi perché cede la parte di acqua, rimane quella proteica, svuotando un po', diciamo, la zucchina, ma soprattutto poi Sì. rendendo la carne molto arida. L'aggiunta del pane in quel caso ti aiuta proprio a evitare quella situazione. In quel caso ha lo stesso appuntamento, nel senso che se tu metti l'uovo, comunque l'uovo in cottura tende a diventare un po' più gommoso, sì, dà consistenza, ma ti dà anche un po' più di legnosità del composto. Quindi lo puoi mettere se ti vuoi tutelare, ma non è così necessario. Allora. Certo. Allora, per chi ce lo sta chiedendo adesso, stiamo facendo le zucchine ripiene. Il ripieno è un po' light, abbiamo aggiunto il pane, pane avanzato, quindi anche un ottimo modo per riciclare degli avanzi di pane, e la mozzarella è un bel mix di erbe aromatiche. Abbiamo utilizzato la salvia, la menta, giusto? Non Sì, me le ricordo no, più. salvia no, Salvia, no, no, menta, no, basilico. Alessandro, No. no, non salvia, origano, Ok. melanzana, menta e basilico. Perfetto, ok. Ok, per completare le zucchine, mettiamo il parmigiano che abbiamo tenuto da parte. Allora, io Ok. preferisco non utilizzare per le gratinature, anche soprattutto queste degli ortaggi, il grana grattugiato troppo fine, o il parmigiano grattugiato troppo fine. Perché? Perché tende poi a perdere un po' di consistenza, no? Nel senso che si amalgama alla farcia e lo perdo un po' come struttura. Se invece fate una grattugia un po' più grossa, Sì. tende a sciogliersi, ma appena torna a raffreddarsi un attimo, prende più consistenza e quindi amplifica, diciamo, la croccantezza della superficie gratinata. Okay? L'ultimo passaggio è l'olio che serve appunto ad attivare la gratinatura. Ok. Ma invece un pan grattato, cosa ne pensi? Potrebbe essere un'alternativa. Anche lì potremmo anche metterlo, diciamo, a cubetti, una sorta di crostino, però può essere un'alternativa che dà quella gratinatura, diciamo, più corposa, più copiosa, cioè quel rosso più vivo della gratinatura e che corrisponde poi anche a una croccantezza durante il consumo. Può essere un'alternativa un po' più, tra parentesi, leggera, se vogliamo, perché comunque non è quella Certo. classica che va ad apportare col formaggio. Ok? Okay. Io adesso mi sono Quindi adesso abbiamo acceso. preriscaldato il forno. Ho scaldato il forno ventilato, in questo caso a 180-190 gradi, e adesso vado a cuocerle. Certo. Non aspettiamo la fine perché ci No, vorrà 15, quanti minuti più o meno? 15-18 minuti, dipende molto dalle prestazioni. Fino a gratinatura. Ok, l'obiettivo è comunque la zucchina, diciamo la struttura della zucchina rimanga leggermente croccante e gli altri ingredienti vadano a dialogare tra di loro. E come ti dicevo, un approccio che si può avere per avere una farcia più regolare, questa era un po' rustica, no? Molto casalinga, con dei pezzetti così irregolari che però danno un po' di complessità alla preparazione. Volendo, se vuoi una farcia più liscia, puoi pensare di usare un cutter e di omogenizzarla Certo. e di fare una farcia più lineare, più liscia. Okay? Altre cose anche, non so, magari uno può inserire la parte proteica, come dicevo, la carne, ma potrebbe essere anche del pesce. Spesso si fanno anche col tonno ricotta, quindi la loro polpa risaltata, un po' di ricotta, un po' di tonno, vai a macinare, ci sta Sì. un po' di maggiorana, puoi metterci anche un'oliva taggiasca, insomma qualcosa che gli dia ulteriore corpo, piuttosto che ad esempio, a me è capitato anche di farle con dei pomodorini secchi in Ah. olio o pomodoro secco normale, tagliato a cubettino, che dà quel colpo di acidità e di sapidità
durante poi la degustazione. Ci chiedono, allora, forno ventilato, abbiamo detto, e, tu l'hai messo, diciamo, nel ripiano, Tendenzialmente il al forno centro. cuoce meglio al centro perché è la parte più equilibrata. Allora è ventilato ma combinato il mio, cioè nel senso che c'è la Sia terra sopra che sotto, più la comunque. ventilazione, cioè tendenzialmente la ventilazione funziona già. Così, cioè, mandiamo avanti la cottura e la gratinatura non è troppo diretta. Più tu la tieni vicino al serpentino in alto, più rischi di avere poi una cottura, diciamo, della superficie veloce, ma che avanzi meno poi nella polpa della zucchina, quindi rischio che poi sotto ti rimanga cruda. Sì, allora ci chiedono ancora se nella pasta c'è anche la polpa delle zucchine. Sì, c'è anche la polpa delle Sì, zucchine. prima quindi sì. Senti Giovanni, per finire, se ricapitoliamo soltanto gli ingredienti che abbiamo utilizzato, più o meno una idea di quantità. Ah, di quantità, ok. Allora, vabbè, le zucchine credo che fossero una decina, anche se poi non le ho usate tutte, ok? Però abbiamo ancora un po' di pasta, quindi tendenzialmente sì, direi 10 zucchine. La mozzarella era una mozzarella da 125 grammi, canonica. Questi erano due panini da 70 grammi, secchi però, Ok. pesavano qualcosa di meno. Beh, sulle erbe aromatiche ti Cos'è, direi li hai 5 ammollati zucchine. con... No, Non ho capito, Ale. scusa, il pane. Sì, L'hai due panini da ammollato? 70 grammi erano circa, Sì. però secchi peseranno molto meno, quindi Ok. 60-70 grammi, 70 grammi di pane cubettato, maggiorana, origano, menta e basilico, ti direi 5 grammi totali, non di più, uno Ok. spicchio d'aglio, 60-70, ma anche meno, guarda, questa l'avevo riempita poco prima, ma saranno sì 50 grammi di olio Certo. extravergine. Grana. E ti direi 100 grammi di grana grattugiato grossolano. Perfetto. Va benissimo. Allora, grazie mille Giovanni, per quelli che ce lo chiedono, il video sarà, potrete ancora vederlo sul profilo Instagram e lo troverete anche sul nostro canale YouTube, dove ci sono tutte le dirette con i nostri chef e anche altri video di ricette dei nostri chef, anche di Giovanni. E grazie mille Giovanni, Grazie ciao, ci vediamo presto, speriamo. a te. Ciao, ciao a tutti, buona giornata. Ciao, ciao. Ok. Perfetto, quindi come dicevo la ricetta la trovate, la troverete sul nostro canale YouTube e vi ricordo inoltre che questa settimana è l'ultima settimana della nostra challenge, la ricetta che unisce, e questa settimana prepariamo la parmigiana di melanzane, quindi se volete partecipare potete postare su Instagram la vostra foto. Con la vostra parmigiana di melanzane e con l'hashtag La ricetta che unisce e taggare i vostri amici per sfidarli a prepararla. E diciamo che il nostro intento è quello di creare, di far sì che tutti insieme prepariamo la stessa ricetta per sentirci un po' più vicini durante questo periodo. Le foto più belle verranno pubblicate sulla pagina Instagram. Vi ricordo anche che oggi pomeriggio alle 17:30 ci sarà la diretta del direttore della cucina italiana Maddalena Fossati in diretta con grandi chef. Quindi seguiteci anche oggi pomeriggio e domani mattina di nuovo alle 11 con lezioni di spesa. Grazie mille a tutti, ciao e buon proseguimento di giornata. Ciao.